tutti ragazzi, questa sera andremo a realizzare un altro lievitato, che sarebbe una pagnotta fatta con il lievito naturale. È un po' più particolare in quanto andremo a mettere lo stesso peso di acqua per la farina. E sarà impastata con la planetaria, però volendo si potrebbe anche impastare a mano, anche se un po' laborioso. Vamos e andiamo a vedere com'è che si realizza. Sigla. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse. E allora vado a versare metà dell'acqua all'interno della ciotola della planetaria. Vado ad aggiungere ora il lievito naturale. Gli vado a dare una mescolata, aggiungo la farina, in questo caso è semola di rimacinato, il sale, mettendo il sale ora andremo a impastare. Questa volta andrò a utilizzare la foglia e non il gancio perché l'idratazione sarà molto alta. Iniziamo. Iniziamo ad aggiungere l'acqua poco per volta. Andiamo ad aggiungere l'acqua. E aumentiamo anche la velocità. Ogni volta che si ripulisce la planetaria aggiungiamo l'acqua successiva. Per fare questa operazione occorreranno circa 10-12 minuti. Dopo circa 18 minuti l'impasto è quasi pronto. Raga, come si può notare è perfettamente incordato, anche se altamente idratato e morbido, e come potete notare se ne scende dal gancio lasciandolo praticamente quasi pulito. Farina nel piano, vado a versare l'impasto del nostro pane di sopra. Ragazzi, è praticamente spettacolare. Ora, dopodiché, lo lascio 5 minuti a riposare, così all'aria aperta, come si fa più o meno per il panettone. Ora, quello che dobbiamo fare è andare a fare qualche piega al nostro impasto. Dandoci anche con un tarocco. E in questo modo andremo a creargli delle pieghe consistenti tipo panettone. L'idratazione tanto è più o meno quella, sempre aiutandomi con un tarocco. Lo vado a prendere, vado a porre l'impasto all'interno di una ciotola dove ho messo al suo interno un canovaccio bagnato. Ora vado a richiudere. Rimuovo il canovaccio dalla parte superiore. Se dovesse
rimanere qualche goccio di farina appesa, non abbiate paura, basta staccarlo in questo modo con le dita. Ora ragazzi, il pane ha abbondantemente lievitato, ora delicatamente vado a porre sopra di esso un foglio di carta da forno senza pressare poi troppo. Prendo la teglia, vado a mettere la mano sotto e vado a capovolgere in questo modo. Cerco di aggiustare poco poco la pasta. Rimuovo la ciotola. E ora anche in questo modo delicatamente andrò a rimuovere il nostro canovaccio. Vado a spolverizzare sopra un po' di farina, una lametta, gli vado a praticare anche un paio di incisioni in questo modo. Inforniamo e voilà, pagnotta rustica pronta. Mettetela nella griglia a raffreddare 5-10 minuti. Notare la perfetta alveolatura, spettacolo.